Ed eccoci qui di nuovo tra queste stradine un po' sperdute. Oggi abbiamo impostato il navigatore del TFT della moto e ci porterà sicuro a far stradine perse. Abbiamo già fatto un tratto in ghiaia. Ora andiamo in direzione Manzano, all'abbazia del Razzo, e ci vediamo dopo. Se vi piacciono i nostri video, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Grazie. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Qui è d'obbligo rallentare perché c'è più di qualche autovelox. Buon salve, buongiorno. La scorsa volta era pieno d'acqua. Oggi siamo partiti da casa con 6 gradi e adesso quando si soffre il caldo ci sono ben 11 gradi. Non è proprio caldissimo, ma insomma dai, con i guantini estivi si sta bene. Appena superato Codroipo prenderemo la 252, la strada regionale 252, direzione Palmanova. Yes, la Napoleonica! Fino a poco tempo fa, adesso non so se è ancora il più grande campanile d'Italia. Eccolo qui che si innalza e si vede da molto lontano. E qui siamo a Mortegliano. Eccolo qui con la sua basilica. È veramente maestoso vederlo. Magari sul video si vedrà un campanile normale, ma vederlo così è veramente grande. E anche la chiesa è una bella opera. Guardate che opera, che bel posticino che è questo, che figata. Che bella. Ma siete vive? Siamo arrivati all'abbazia di Rosasto. Rosasto. Sì, sì, sì. Oh, gatto bombo. Abbiamo portato via il fornellino? Niente, va bene. Oggi non si mangia. E con la solita nostra fortuna hanno appena chiuso. Con i colori l'autunno è veramente bella, è che abbiamo avuto una sfortuna imperiale che hanno voluto chiudere anche 10 minuti prima dell'orario. Vabbè. Adesso andiamo a fare il sentiero delle rose, che secondo me torniamo quando c'è la primavera estate, deve essere bellissimo. E anche il gatto vuole la sua foto. Guarda che spettacolo che comunque sarebbe. Guardate che posto spettacolare.
I was walking out one evening late, the moon was rising high, headed for the riverside. Siamo quasi in confine. A Giorgio gli si è suicidato un neurone. He walked by, asked me where I'm going, said if the sun set on me there I'd never make it home. He said don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. Adesso qui in Slovenia, che si può mangiare con un prezzo umano, ci fermiamo a riempire il pancino. Ci vuole. Eccoci, siamo ripartiti. Abbiamo mangiato e adesso torniamo verso casa. Guarda che bei posti che ci sono qua in Slovenia. Qua sì, avevamo sbagliato una volta sta strada. Il fiume di Sonso. Stiamo costeggiando il fiume Isonzo. Giorgio ha perso un altro neurone. Adesso sono tornati i 9 gradi. Sono tutte le stufe accese e c'è la nebbiolina a mezza altezza. Ci sono 7 gradi, abbiamo ancora 8 km di autonomia. Ci mancavano ancora 5 km e dovevamo spingere la pepa perché pesa poco. Anche di umidità e il resto è fumo delle stufe. Questa strada l'abbiamo fatta diverso tempo fa da San Giovanni d'Antro, dove ci sono le grotte con l'orso dentro, per andare a Caporeto, che abbiamo appena lasciato. Adesso questa vallata sembra un po' cupa a quest'ora della sera. Stiamo per rientrare in Italia e adesso siamo in Italia. Ci sarà la polizia che rompe le palle perché siamo italiani e siamo anche felici di esserlo. Che spettacolo! Ed ecco questo magnifico tramonto, che vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Ciao amici! Va bene, dai, ci salutiamo dopo, è troppo bello questo tramonto. Guarda che spettacolo che è il cielo. Oh, intanto guardo anche dove vado, sì.